Visto che è la crociata che riporta i nomi dei tifosi, che è legata alla tradizione del Parma, come abbiamo sempre cercato di fare in questi anni. La seconda, abbiamo riproposto il nero, visto il grande successo che ha avuto l'anno scorso e visto le numerose richieste di una maglia con questi colori che avevamo avuto quando abbiamo provato a farla qualche anno fa in occasione della Coppa Italia. Era la maglia della Coppa Italia, era piaciuta e avevamo avuto molte richieste dai tifosi, quindi ci sembrava giusto riproporla dell'anno prima. La terza, come potete vedere, è la maglia giallo-blu a righe. Ci sembrava corretto, visto che in tutti questi anni abbiamo sempre cercato di ripescare nella storia del Parma e di legarci alle maglie che hanno caratterizzato la storia del Parma, nell'anno prima del centenario, quindi per concludere diciamo, questo percorso ideale di fatto nella storia del Parma, abbiamo riproposto quella che è stata l'ultima maglia prima del ritorno alla crociata, e che peraltro è una maglia che ha vinto anche, che ha portato anche grandi successi al Parma Calcio. Le due maglie da portiere invece sono un po' particolari. Abbiamo sviluppato una linea che ha come simbolo un ragno nero, che per chi, come tutti voi, conoscete il calcio, sapete benissimo che cosa significa ragno nero, quindi abbiamo cercato di sviluppare una maglia legata proprio al concetto di ragno e con questa simbologia. Ci sono domande? Qualcuno che deve fare qualche domanda? Altrimenti facciamo la foto di rito. Ok, pronti per...